Ciao a tutti, oggi sono qua per parlarvi delle mie ultime letture. In particolare oggi vi parlerò di due fumetti e tre libri. Ho terminato da poco L'amuleto d'ambra di Diana Gabaldon, ovvero il secondo volume nella serie di Outlander. Non posso parlarvi molto nello specifico nella trama perché rischierei di farvi spoiler sul primo libro, però vi parlerò in generale di quello che mi è piaciuto e non mi è piaciuto di questo libro. La prima cosa che mi ha fatto un po' strano è vedere che questo libro è la metà rispetto al primo libro e si conclude in una maniera che secondo me non è veramente conclusiva, quindi ho il sentore che probabilmente in Italia abbiano diviso il secondo volume originale in due libri, però non ne sono sicura, questa è soltanto una mia impressione. A differenza del primo libro non ci troviamo più in Scozia ma bensì in Francia ed è una cosa che ho adorato perché io amo tantissimo la Francia, soprattutto del Settecento, fine Settecento. Mi piace veramente tanto e trovo che Diana Gabaldon abbia uno stile di scrittura descrittivo che ti fa proprio immergere in questi luoghi, in questi tempi, soprattutto quando parla dei costumi, degli abiti, oh mio Dio, gli abiti, adoro follemente. Un'altra cosa che mi è piaciuta tanto di questo libro sono i personaggi, non solo Jimmy e Claire che sono i miei personaggi preferiti e trovo che siano veramente fantastici perché sono ben caratterizzati, sono interessanti, come se avessero vita propria all'interno dei libri, non sembrano mai finti e non agiscono mai in una maniera diversa da come penseresti che agirebbe una persona di quel tipo, non so se mi sono capita, comunque sembrano delle persone vere, reali. Ma anche i nuovi personaggi che ci vengono introdotti in questo secondo libro li ho trovati veramente magnifici perché hanno veri e propri caratteri, ognuno si comporta in maniera naturale, secondo me veramente umana, realistica e adoro tantissimo Fergus. La cosa che non mi è piaciuta di questo libro è che mi sembrava una copia, diciamo, francese del primo libro, nel senso che se non succedeva qualcosa a Claire come era successo nel primo libro affinché Jamie corresse da lei o che succedesse qualcosa a Jamie come è successo poi nel primo libro in modo che Claire andasse da lui, sembrava che questi eventi fossero la forza portante della storia, che se non succedeva qualcosa di assolutamente tragico a uno o l'altra, la storia non potesse proseguire, ed è una cosa che mi ha un pochettino annoiata. Inoltre, come vi dicevo, secondo me il finale di questo libro non è un vero e proprio finale, quindi non vedo l'ora di leggere Il Ritorno, che è il terzo libro, per vedere come prosegue la storia. Ho letto poi Sulla collina di Ilaria Ferramosca e Mauro Gulma. Questa è una graphic novel edita da Tunu e fa parte della collana Tipitone, ovvero quella dedicata ai ragazzi. Sulla collina parla di quattro ragazzi che si ritrovano di notte per una missione misteriosa e spaventosa, ovvero visitare un luogo dove è avvenuto un omicidio 15 anni prima. Sono tutti e quattro appassionati delle storie del terrore, quindi decidono di mettersi alla prova con questa prova di coraggio. All'inizio la storia si presenta come una vera e propria storia del terrore perché ci sono questi quattro ragazzi che escono di notte in un posto isolato, buio, sembrerebbe che qualcuno li stia inseguendo, poi si raccontano la storia appunto di un omicidio vecchio di 15 anni fa, l'atmosfera è decisamente cupa e mi ha ricordato tanto Stephen King, infatti gli autori si sono ispirati in particolare a Stand By Me per realizzare appunto questo fumetto. Oltre a Stephen King si sono ispirati anche agli Iron Maiden, infatti una delle loro canzoni accompagna gran parte della storia di questi ragazzi. Tuttavia non si tratta di una semplice storia del terrore ma nasconde molto di più ed è una cosa che mi ha sorpreso veramente tanto. Infatti il punto focale del fumetto non è tanto il mistero dell'omicidio, la missione, quanto l'amicizia che lega appunto questi quattro ragazzi. Ed è questa amicizia che viene messa alla prova e che dovrà superare e andare incontro a diverse difficoltà. Nonostante sia un fumetto per ragazzi, secondo me può piacere molto anche agli adulti perché ha un'aria molto nostalgica. Mentre leggevo questa avventura di quattro ragazzi mi sono venute in mente le mie piccole missioni qua in campagna, visto che quando ero piccola non c'erano magari videogiochi, appunto abitando in campagna non ci sono grandi cose da fare, andavamo in avanscoperta per i campi, nei parchi, ci arrampicavamo, insomma mi ha fatto tornare in mente tutti questi bei ricordi. In generale penso che lanci un bel messaggio, ovvero che ci si può divertire tantissimo anche senza i videogiochi, senza stare al computer, semplicemente uscendo all'aperto, non necessariamente andando alla ricerca di situazioni pericolose o macabre, però semplicemente stare all'aria aperta è veramente una cosa fantastica e giocare soprattutto con l'immaginazione.
attenzione. Dalla metà in poi, secondo me, questo fumetto si trasforma perché incomincia ad acquistare un significato sempre più profondo e soprattutto alla fine mi ha fatto riflettere veramente tanto. Quando si è piccoli non si vede l'ora di crescere, di diventare grandi, perché si pensa che i grandi abbiano più possibilità, possano fare più cose, perché appunto ai bambini magari viene sempre detto non fare questo, non fare quest'altro, quindi si vede il diventare grandi come libertà. Poi diventi grande e vorresti tornare invece piccolo perché ci sono troppe responsabilità, il mondo non è poi così tanto bello, non si è veramente liberi come ci si pensava e quindi si preferirebbe tornare piccoli, giocare ed essere spensierati. E quindi siamo in perenne lotta contro il tempo, spesso perdiamo di vista gli attimi che abbiamo ora, ci dimentichiamo secondo me un po' di vivere il presente. I disegni mi sono piaciuti abbastanza, forse la cosa che mi è piaciuta di più sono i visi dei ragazzi che sono puliti, hanno veramente poche linee e per questo molti ragazzi si possono secondo me rivedere in questi personaggi perché non sono particolarmente diciamo caratterizzati in viso e nonostante questa semplicità riescono però ad essere molto espressivi. I colori sono veramente cupi, sono scuri, i colori in generale sono abbastanza spenti mentre il nero è super intenso, risalta veramente tanto. L'unica cosa che non mi è piaciuta molto di questo fumetto è che i protagonisti della storia sono quattro, ma in realtà si approfondisce soltanto uno o due personaggi. Si scopre il passato, la storia solo di uno di questi ragazzi e verso la fine, diciamo, un altro diventa predominante rispetto agli altri, però non si entra, secondo me, abbastanza nella vita di questi ragazzi per poterli conoscere, per sapere perché magari si comportano in un modo piuttosto che un altro. In generale mi sarebbe piaciuto conoscerli tutti e quattro, non appunto solo uno o due. In generale è un fumetto che vi consiglio indipendentemente dalla vostra età perché penso che possa piacere a tutti per un motivo o per un altro. È stata una bella scoperta, soprattutto mentre leggevo mi sembrava di vivere in prima persona quell'avventura. Forse perché ripensavo appunto alle mie micro avventure quando ero piccola e soprattutto mi ha fatto riflettere, è stata una bella avventura e per questo ringrazio veramente tanto Tunue per avermi fornito la versione digitale appunto di questo fumetto. Un altro libro che ho letto è Porca Vacca di David Duchovny, io l'ho letto in inglese ma sono pessima nel pronunciare i titoli in inglese, comunque esiste la traduzione italiana che è uscita mi sembra da un paio di mesi. Per chi non conoscesse l'autore è l'attore che interpreta Fox Mulder in X-Files, ha fatto anche diverse altre cose ma io lo conosco come Fox Mulder e appena ho scoperto che aveva scritto un libro ho detto non mi interessa di che cosa parla, lo devo assolutamente leggere. In realtà leggendo la trama sembrava anche molto interessante perché la protagonista della storia è una mucca. Elsie infatti è una mucca che decide di scrivere questo libro per raccontare la sua storia, viveva felicemente nella sua fattoria in maniera ingenua e spensierata finché un giorno non scopre guardando la TV delle persone che cosa sono gli allevamenti intensivi, che cosa fanno le persone agli animali, perché li allevano. Scoperta questa cosa decide di abbandonare la fattoria e dirigersi verso un altro stato in cui gli animali vengono invece venerati. Come potete capire si tratta di una storia totalmente surreale perché ha per protagonisti degli animali parlanti che non solo parlano fra di loro e capiscono quello che dicono gli umani, ma riescono anche ad andare sui mezzi pubblici, ad esempio a spostarsi e prendere l'aereo e non essere minimamente notati, quindi è una storia totalmente surreale, inverosimile e molto bizzarra e divertente. L'autore utilizza questa storia inverosimile per parlare in realtà di temi molto attuali e reali, anche se a volte li fa con un po' di sufficienza e sempre in maniera molto ironica, lancia diverse critiche agli umani ma in maniera veramente molto molto tranquilla. Si parla in particolare degli allevamenti intensivi, che è il motivo per cui gli animali iniziano a scappare dalla fattoria, ma anche problemi diciamo più sociali come ad esempio la tecnologia che invece che unire le persone le divide, ad esempio Elsie quando vede per la prima volta la televisione pensa che sia un dio perché le persone ci stanno tutte attaccate, non si parlano, non girano lo sguardo, fissano soltanto la televisione, quindi pensa che sia un dio e le pare veramente molto strano come un dio invece che unire le persone le divide in questo modo. È una lettura secondo me molto leggera, sicuramente adatta ad essere letta sotto l'ombrellone perché come vi ripeto è una storia molto simpatica, anche se alcune battute non mi hanno fatto ridere per niente, le ho trovate
anzi un po' forzate, ci sono comunque dei riferimenti agli anni 80, ma anche delle critiche alla nostra società moderna, si parla anche di religione, insomma è un libro sì abbastanza frivolo, ma non del tutto, ci sono comunque dei messaggi importanti. Ho fatto una recensione sul blog, quindi se vi interessa ve la lascio qua nelle schede, qua sotto in descrizione. Un fumetto che ho finito da poco di leggere è il terzo volume di Lumberjanes, edito qua in Italia da Bao Publishing. Questo volume... faccio un po' fatica a parlare di questo fumetto perché ho opinioni molto contrastanti. La storia mi è piaciuta veramente tanto e penso che sia la migliore fra i primi tre usciti appunto di Lumberjanes. Finalmente incominciamo a conoscere meglio le ragazze, qual è il loro vero carattere, come si comportano, non solo pregi ma soprattutto difetti, come si comportano appunto in situazioni di pericolo o di stress o di frustrazione. Andiamo più nel profondo anche nelle relazioni che ci sono fra una ragazza e un'altra ragazza, quindi l'ho trovato molto più approfondito sotto questo punto di vista, e anche l'avventura che vivono, per quanto irreale, è veramente divertente secondo me. Tuttavia i disegni non mi sono piaciuti per niente, non so per quale motivo, ma questo terzo volume è stato disegnato da una disegnatrice diversa rispetto ai primi due e non è che mi sono abituata allo stile dei primi due, è che mi piaceva tanto come erano disegnati, un po' all'Adventure Time, delle linee morbide, semplici, però allo stesso tempo dinamiche ed espressive. Questi disegni invece no, cioè non mi piacciono veramente niente, non mi piacciono per niente, non so neanche più parlare. Li ho trovati un po' rozzi e non lo so, per essere comunque delle ragazze in campeggio, per quanto scapestrate possano essere, li ho trovati un po' grossolani, non lo so, non mi sono piaciuti come sono disegnate le ragazze. Non solo non mi sono piaciuti per gusto mio personale, ma trovo che non siano neanche troppo adatti al tipo di storia. Si parla comunque di ragazze e i disegni secondo me sono un po' troppo mascolini, un po' troppo grezzi, troppo da fumetto dei supereroi, non so se riesco a spiegarmi. Comunque no, non ci siamo. Può essere una cosa veramente superficiale, ma trattandosi di un fumetto in cui le illustrazioni coprono almeno metà dell'opera, no, non ci siamo. Magari è solo il mio gusto personale, però no. E io adesso sono in crisi perché se anche il prossimo volume sarà disegnato da questa disegnatrice, non so se continuerà la storia, perché mi blocca veramente tanto a livello psicologico. Mi blocca tantissimo, nonostante appunto la storia mi sia piaciuta tanto, i disegni erano brutti, non riuscivo ad immaginarmi i personaggi con cui ho iniziato questa avventura di Lumberjanes. Un altro libro che ho finito proprio ieri di leggere è un racconto di Murakami, ovvero La strana biblioteca, illustrato da Lorenzo Ceccotti, in arte LRNZ, per chi non lo conoscesse ha pubblicato Golem, Astrogamma, insomma vi ho parlato spesso di lui perché è un autore che mi piace veramente tanto, mi piacciono molto le sue illustrazioni, quindi ero molto curiosa di leggere questo racconto. In realtà non ho mai letto nulla di Murakami se non un racconto tratto dall'Elefante scomparso, che è appunto una raccolta di racconti, e probabilmente questo non è il miglior punto di partenza per conoscere l'autore. Questo perché leggendo diversi pareri di persone che invece hanno letto diverse opere di Murakami, non è probabilmente il miglior racconto di quest'autore. Brevemente la storia parla di un ragazzo che entra in biblioteca per consegnare un libro e si imbatte in un vecchietto a cui chiede appunto informazioni riguardo a dei libri sulla contabilità ottomana, e mentre appunto questo signore gli porta i libri, il bambino si ritrova ad essere imprigionato nella biblioteca stessa. Si tratta di un racconto surreale, un po' onirico, ci sono delle figure che si presentano, non si sa se in sogno, se nella realtà, anche le cose che succedono, non si capisce bene appunto quello che sta succedendo, ed è sicuramente abbastanza creepy come situazione, perché questo bambino si ritrova completamente al buio, intrappolato in una biblioteca da un vecchio assetato di sapienza. Non posso dirvi altro della storia perché è veramente brevissimo, sono 70 pagine e alcune sono appunto illustrate, si legge in veramente pochi minuti. Per essere il mio primo approccio a Murakami devo dire nel senso che molte cose non le ho capite, e ve lo dico in tutta sincerità. Ci sono sicuramente delle figure presenti nella letteratura di Murakami, come ad esempio l'uomo pecora, non ci vuole un genio. Io sentendo parlare comunque diverse persone delle opere di Murakami avevo intuito che l'uomo
l'uomo pecora fosse appunto una figura presente in altri suoi racconti o romanzi. Altre figure sinceramente non le ho capite e anche cercando di informarmi un minimo le interpretazioni sono veramente svariate riguardo a questo racconto. Si può interpretare secondo me in tanti modi diversi a seconda della persona. Questo racconto viene definito un po' come una fiaba per bambini, ma io non farei mai leggere questa cosa a mio figlio perché è veramente inquietante, mi ha inquietata tantissimo e poi, come vi dicevo, molte cose non sono riuscita a capirle. Sicuramente si parla di lettura, letteratura, conoscenza, prigionia, non tanto fisica ma proprio mentale, e come vi dicevo secondo me è aperto a diverse interpretazioni, che da un lato secondo me è una cosa veramente positiva perché, finito di leggere questo racconto, avevo tanta voglia di sapere che cosa ne pensava altra gente. Soprattutto mi sono ritrovata a pensare: ma secondo me che cosa mi ha detto? Secondo me cosa voleva dire con quella cosa lì, con quella scena o con quella figura? È una cosa secondo me molto positiva in un libro. Tuttavia l'ho trovato un po' troppo affrettato, non si entra comunque nel profondo né a conoscere il bambino protagonista, di cui non sappiamo neanche il nome, ma neanche le varie figure che vengono a contatto con lui, partendo dall'uomo pecora, alla ragazza, al vecchio, insomma c'è veramente un po' di superficialità, non si entra nel profondo secondo me in questi personaggi, e l'intera storia mi sembra veramente troppo rapida, troppo frettolosa. Probabilmente la cosa che mi è piaciuta di più di questo libro sono le illustrazioni, che secondo me sono bellissime, non tanto per il gusto mio personale, ma proprio per il tipo di racconto che, come vi dicevo, è abbastanza inquietante e cupo. Le illustrazioni infatti sono per lo più nere con una punta di rosso. Secondo me si adattano veramente tanto perché sono altrettanto inquietanti e si addicono perfettamente alla storia. In sostanza è un racconto un po' inquietante che tuttavia fa riflettere. Non lo consiglierei a chi non ha mai letto nulla di Murakami, piuttosto leggetevi una sua raccolta di racconti, un suo romanzo, per poi passare appunto questo racconto, perché in questo modo forse potrete capire meglio la simbologia di alcune figure o semplicemente il suo stile, quello che voleva dire, anche se appunto, vi ripeto, secondo me è aperto a diverse interpretazioni. Queste erano quindi le letture che ho fatto ultimamente. Fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate, se avete già letto qualcosa e soprattutto se avete letto La strana biblioteca. Fatemi sapere qual è la vostra interpretazione, che cosa vi ha dato, perché sono veramente molto curiosa. Io ci sto riflettendo anche ora e ogni volta che ci penso mi viene in mente una cosa diversa, veramente strano. In descrizione trovate tutti i titoli e gli autori dei libri fumetti citati, nel caso mi fossi dimenticata di dire qualcosa. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!